siamo in Vinlandia, totalmente esplorata, e noi abbiamo questo simpatico set da indianino. Ora, ho trovato la posizione del simpatico membro dell'ordine Gorm, nella mia esplorazione ovviamente, ma l'ho risparmiato, ce la posso fare. Non so neanche perché stia prendendo questa roba, visto che l'inventario è completamente diviso fra la Vinlandia e la Britannia. Comunque, giusto per dare conferma, ogni merchant è fondamentalmente identico. Sono tutti uguali, sono vicino ai vari punti di viaggio rapido. Devo andare, alla prossima. Nient'altro di davvero interessante per quanto mi riguarda. Andiamo quindi completamente abbigliati da Gorm, che ho appunto trovato nella mia esplorazione. E credo che non sarà troppo difficile ucciderlo. La cosa che davvero mi rattrista in cotesto loco così remoto, 2 settimane di viaggio in barca, che potrebbe essere anche molto peggio, orsi, ok, è che non abbiamo una cavalcatura di alcun tipo, né si sia stato... Chi? Dove? Cosa? Oh, cass. Ok. Né che si sia stato in grado di domare chi che sia. Evitiamoli quegli orsi. Sapete che vi dico? Gli orsi sono tra le bestie un pelo più complicate da gestire, a mio avviso. E comunque, novità, che sarà simpatico su YouTube, perché su YouTube... Questi video, tipo il video di oggi, credo che uscirà, non so se è il 17 dicembre, 16-17 dicembre, quindi il buon Cyberpunk dovrebbe già essere uscito, ma noi abbiamo un countdown qui sulla sinistra, intorno alla sinistra al centro dello schermo se non sbaglio, che dovrebbe star funzionando, che ci indica giorni, ore, minuti, secondi dall'uscita di Cyberpunk, perché... Quello è il tempo che dobbiamo battere con questo gioco e dubito che ci riuscirò. Devo essere molto cauto qui. Ma comunque, l'idea è quella. Lui ha 3 barre, ma se io gli punto la testa con questo colpo... Voilà! Oi, si sono arrabbiati subito tantissimo. Lui è giù. A ripiede l'accetta. Solo che una sola sono riuscita a tirartela. Una freccia indietro. Ucciso. Era lui, vero? Sì. Lui potrebbe essere un fastidio. E lo continua a essere. Ho finito le frecce. Non preoccupiamoci dopo di... Anzi, visto che qui vedo altre frecce, passiamo da qua. De preda. Non mi scendere adesso. Quanti erano? Stanno continuando a buttarsi di testa sulle mie frecce praticamente. Che per carità io ringrazio. Adesso confermiamo l'uccisione, eh? Vorrei solo essere sicuro che non venga nessuno a disturbarci mentre vedremo quest'altro essere svanire con un puff. Perché sappiamo che succederà esattamente quello. Lo sfregiato, che ride, beato. No, no, questa non è la sala delle 500 porte. Don't you say. Questa non è la dimora dei caduti. Dove sono le donne con i destrieri alati? Sei morto malissimo con una freccia dall'altro capo del mondo. Certo non te lo meriti poi per le tue grandi azioni da guerriero. Ah. Dove sono i protettori dei caduti? Arriva l'indiano a parlarti. Oh, il mio nemico. Siamo a Niflheim, liberi di nebbia e gelo, dove i caduti senza onore muoiono nuovamente.
Dove gli spiriti svaniscono per sempre nella nebbia. Puff! Il tuo intervento ci ha condannati tutti, Corvo. Altre menzogne di un bugiardo. Io voglio la verità. Perché l'ordine si è spinto fin qui? Per liberare una dea. Una potente creatura di luce. Sepolta dagli Jotun molte epoche fa. Dagli Jotun? Interessante. Peccato, questo collegamento. Non potrai più incontrarla. Abbiamo spento l'interruttore off. Dai, Odino, dici qualche perla. Sono sicuro che non... Vedi l'ora. No? Ci lasci così in balia? Il cristallo di Gorm trasmette una strana sensazione. Ultraterrena. Cosa stava cercando Gorm? Qualcosa nelle profondità della caverna. Possiamo approfondire, quindi? Possiamo trovare la tomba? Che il suo aguzzino è morto. Merita di saperlo. Sì, sì. Sicuro che merita di saperlo, ma prima vediamo cosa c'è qui. Giusto? Premi J. Molto volentieri. Torna da Olof. Sì, ma... Che cosa abbiamo? È quella lingua, vero? Gli Isu. O come... Io scordo sempre. Sono tre lettere, ne sono quasi convinto, ma... Le probabilità ci portano qui. I calcoli ci danno speranza. Questo... non fa per me. Però sta per un nostro... Dovrei tornare da Olaf. Merita di sapere ciò discendente che nel futuro, vero? Fra l'altro noi nelle... non mi ricordo come si chiama quel mistero. Era quello della la sincronia, fondamentalmente, che c'erano quei puzzle salterini. Lì ogni volta che ne finisco uno c'è un micro filmato, che non sto riprendendo sempre, ma c'è un micro filmato che mano a mano avanza. Sono curioso di vedere se prima o poi ci darà un'immagine completa. Ora, qui sicuramente possiamo andare più velocemente, vero? Esatto. Sono anche quasi riuscito a esplorare. C'è un nome molto simpatico, tipo la... la... Shiropshire? Sembra il nome dello sciroppo, insomma. E credo che le prossime alleanze potrebbero spingersi in quei lidi. Spero, lì o nel Sent, visto che ho quasi esplorato... cioè, il Sent l'ho esplorato tutto e Shiropshire l'ho quasi esplorato del tutto. E spero di poter marciare continuando a esplorare il più possibile. Ma temo che non riuscirò a stargli dietro. Tristemente, ma... c'è poco da fare a riguardo. Olaf dietro la cascata. Ho anche detto Olaf dagli amici. Ora puoi farti vedere, Olaf. Gorm è morto. Gorm? Morto? Per mano tua? Di chi altro? Ha pagato per le macchie sul suo onore. Non dirò altro. Torna da tua sorella. Oh, lo farò. Ma prima mi unirò agli indigeni attorno al fuoco. Raccontano storie e io voglio sentirle. Anche se non capisco. Ah, anche tu hai problemi di lingua. Raccontano le loro saghe. Sì, sì. Raccontano storie. Vieni a sentirle. Andiamo a sentire le storie in una lingua che non capiamo. Sure, corro. Zokki. Rarondunde wasagorori ne yotzi zizu. Waharu. Hau. Toyedene. Zinuero discaragete. Junkquiro taguani. Dehni zarugi totni dagwe. Yatehni ganare ziosumwaya. Danu akwegu gasumwa hunzi. Yotzi zizu. Yagode dene gua da wagu. Me lo sta togliendo di bocca. Rarondode yesutne. Allora tipo il capovillaggio? Ascoltiamo, va, non parliamo che è meglio.
Zokki, Osumogu, ja untke doda, ahjarek dogatka negere. Tudaya wasi, rarondode, ja sagorege. Osumogu, ja eandat ne, ne jotzi zizu. Zi wa agoyandat haje, wa eanahadu, zi nahoda wa egweni. Stiamo cercando di essere inclusivi del popolo delle montagne che ascoltiamo tutto questo senza capirci nulla. Ok. Quel ragazzino però ha dei capelli molto vichinghi. Quello in primo piano con le treccine e lato della testa bold, pelato. Io non ti capisco. Però cazzo mi piaceva un sacco come termine. Dicci la tua, Vuoi che racconti una storia? Bene. Ci possiamo provare. Fammi pensare. We can try that. Una storia di tradimento. Di egoismo e malizia. Di dei viziati come bambini. Di tutti i nostri dei, Odino è certamente il più rispettato. È il padre di tutti, il supremo, il risapiente. Ma per quante virtù abbia, sa anche essere maestro dell'inganno. Egoista, solitario, testardo e crudele. Nei Concordo. Giorni andati, accadde che Baldr, figlio di Odino, morisse per la sola cosa che potesse ucciderlo, il vischio. Credendo che si trattasse di una disgrazia, Odino inviò un messaggio alla Jotun Hel, chiedendole di riportarlo in vita. Hel accettò, ma a una condizione. Ogni creatura dei nove mondi avrebbe dovuto versare una lacrima per Baldr. Odino mandò messaggeri ai quattro angoli dei mondi, chiedendo che tutti piangessero il ragazzo. E lo fecero. Tranne uno. Una Jotun di nome Tok si rifiutò di piangere. Che Hel si tenga colui che ha ricevuto, disse con malizia. E così andò. Baldr fu perduto per sempre. Il suo corpo fu portato su una nave e sepolto a Midgard, tra alberi e rocce. Ciò che Odino non sapeva è che Tok non era che un altro aspetto del dio ingannatore Loki che egli chiamava amico. Già, l'abbiamo conosciuto, Tok. Ed era proprio Loki ad aver causato la morte di Baldr. Trafitto da un rametto di vischio, Loki aveva tramato con ogni astuzia. C'è chi crede che Loki sia tanto crudele per natura. Altri dicono si sia vendicato per i torti fatti da Odino a lui e ai suoi figli. C'è una terza via, che tutti questi atti, benigni o crudeli, fossero già intessuti nelle trame delle loro vite. Che noi non siamo gli autori del nostro destino, ma i suoi lettori. Mm. E che noi... Oh. Che noi dovremmo ribellarci a quest'idea, perché è assai infausta. Anguagara duha se ne ot nowara raugara. Nene ot niot di watadet noia ge. Perché sembra quasi che loro ci abbiano capito, invece noi non capiamo assolutamente nulla. Gorm ha portato questa pietra oltre il grande mare per uno strano fine. Non ne conosco il motivo, ma credo appartenga a questa terra. Gliela lasciamo? Skats. Gua. Rasnu sage. Wat ni dahare. Da gua wire go? Prendila. Custodiscila. Forse un giorno conoscerai il suo scopo. Chissà se gli assassini l'avrebbero voluta a loro, probabilmente, voi. Vero? Per il vostro aiuto. Ma va bene così. A me sembrava tipo una delle mele dell'Eden. Non vorrei dire, sono ignorante di Assassin's Creed, purtroppo. Parla con Hilde. Quanto è distante Hilde? Hilde è abbastanza distante, ma ci possiamo fare poco. Cioè, molto evocativa
la narrazione che abbiamo visto. Però davvero sarebbe stato bello poterci capire qualcosa di quello che dicevano i nativi. E l'altra curiosità che sarebbe bello qualcuno potesse un giorno chiarirmi è... Stavano usando una lingua reale, immagino. C'è qualcuno in grado di tradurla? Ci sono testi scritti in un modo che potremmo andare a reperire il significato dei racconti? Sarebbe molto interessante. Un approfondimento inaspettato. Ora noi non stiamo andando a parlare con Nessa per tornare indietro, ma Hilde. Hilde era il capo qui, mi pare. Stanno dormendo o sono malati? Sono... Che cacchio? Io sono con... Scusa? Ah, è un morto in piedi. Bene, salve. Arne è stato eroico. E anche tu, certo. Ora possiamo tornare a casa a testa. Bravi, andate a casa. Non ci interessa. Esatto, Nessa è la signorina... Questo che cacchio sta facendo? Iora di Jorvik. Allora, hai finito di sfuggire al tuo lavoro? Sfuggire al mio lavoro. Non mi chiamo Iora. Io sono Eivor, Drengr del clan del Corvo. E il mio scopo è raggiunto. Scopo? Quale scopo? Ah, lo vedrai presto. Gorm è morto. O te lo diranno urlandolo. Gorm è morto. Olav. Quindi è contenta, eh? Vedi, vedi, bravi. Sorella, festeggiamo. Era la sorella. Mi ero perso il pezzo. Storia. Ucciso da Eivor, amico dei corvi. Eivor delle foreste. Eivor, il salvatore. Almeno lui non mi chiama Furia. Ma che significa? Per anni ho avuto una lunga faida con Gorm e il suo clan. Ora l'ho seppellita. Oh, gli scaldi ricorderanno questo giorno. Eivor viaggiò a lungo e raggiunse Gorm ai confini del mondo. Saghe o meno, Gorm è morto. E ora vi suggerisco di andarvene. Non c'è niente per noi qui. Io... Sì, farò come dici. Gorm era un folle e un violento, è vero. Ma ci pagava in argento e tanto bastava. Fratello, stai bene? Ho temuto il peggio. Sto bene, sì. Oh, benissimo. E potrei rimanere, trattenermi per un inverno o due con i miei nuovi amici. Come desideri. E tu, Eivor, dove andrai? Prenderai il mare con noi o tornerai nei boschi? Partiamo anche adesso, grazie. Salperò con voi. Andiamo. Abbi sempre cura di te, Olav, in questa vita e oltre. Addio. Addio. La via delle balene si apre immensa. L'ho percorsa per finire una guerra. Forse il fato mi riporterà qui, ma per ora torno in Inghilterra. Al momento in Villandia non abbiamo altri impegni. E anzi, ribadisco, ok che avevamo una faida con la famiglia di Gorm, ma davvero si sarebbe fatto un viaggio pericolosissimo che avrebbe potuto portare anche alla nostra morte, no? Ovviamente, cioè 2 settimane in nave... Ai tempi, dire che è una scommessa è poco. Eppure l'abbiamo fatto, soltanto perché ci hanno detto gli assassini, perché noi, beh, abbiamo una faida in corso. Quello mi sa tanto, davvero tanto di qualcosa che hai tirato. Ma ehi, siamo stati coraggiosi e a quanto pare ha pagato. Ora potremmo anche morire sulla via del ritorno, per quel che ne sappiamo, ma confido che non sarà così. Ok, ora lei è fissa qui, vero? È fissa qui per farci tornare in Villandia, volendo, anche se possiamo farlo già solo dalla mappa. Tu c'hai un'armatura fichissima. Dirlidr. Tu sembri assolutamente coattissima. Ed essendo tu coattissima... Allora, richiama? No. Appena organizzare l'equipaggio. Ho una nuova armatura, darò anche il vichingo. Fatti ricordare chi erano quelli fighi. Ma va bene. Vediamo di Lord Daikenshi. Ah, noi Finre, perché l'abbiamo preso di trama, possiamo aggiungerlo. Ma noob. Decisamente lei. Questa armatura
Mi sa di qualcosa che si può ottenere in gioco, vero? Interessante. Vai, vai ragazzo. Trovato ciò che cercavi? Nì, ma diciamo che va bene. Devo andare, stammi bene. Sì, ragazzini, sempre qui appresso. Allora, adesso, oltre a dover parlare con signorina, vorrei anche riparlare con l'assassino, se ci dice nient'altro, ma non credo. Perché sono venuto da qua da te? Non dovevo venire Devo da te. Andare, dovevo andare da dal nostro signor contatto del Nord Africa. Non credo ci sia niente, ho controllato prima, ma magari è passato quel tanto di tempo. Hai un contratto? Ho una E infatti è passato quel tanto di tempo. Vedi, pensa alla ricompensa mentre lavori. Serve a motivarti. Oggi questo ve lo risparmio a meno che non ci serva. Me lo faccio io in serata. Cosa abbiamo? Vela, non me ne può fregare di meno. Il resto è settimanale. Ma fino a... beh, 22 ore, quindi... domani alle 2 si aggiorna? Che ore saranno? No, domani alle 3. No, 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 non è vero, domani alle 2. Va bene. Si è fatto tardi, ci vediamo. Tu bye bye. Io resterò qui. Come sempre. Talenti, abbiamo quasi finito di gestire le cose che mi interessava gestire qui nel settore arceria, se non sbaglio. Sì. Perché qui ho preso tutto quello che mi interessava. Questo non mi interessava. Questo non mi interessava, come neanche lo scudo. Erano giusto qui. Fuoco non mi interessa. Mi interessa critico a distanza. E a distanza. Lupo ci interesserà. Abbiamo anche un'arma lupo. Ma solo un'arma. Però poi l'armatura che vorrei del Drunger è del lupo, quindi tanto vale che poi ci prendiamo questo e poi ci spostiamo verso qualcosa di nuovo. Missioni, invece, abbiamo da fare il rapporto sulla Villandia, quindi comunque Randvi. Ok. Ma gli assassini non saranno contenti? Mi sa che non abbiamo abbastanza medaglioni per gli assassini ad ogni modo, ma... Gorm è morto, solo e dimenticato al di là del mare. Un maestro dell'ordine reciso dal tronco del loro albero morente. Ti stai avvicinando alle radici. Esatto, qui ci mancano. Ok. Devo andare. Allora vai in pace. I'll try. Perché... non era P, devo premere qua. Ordine, come vedete abbiamo fatto... quindi un ramo con Gorm. Che ci porta più vicino a il padre. E, vorrei avere una nuova abilità a loro. Non è che magari ci riusciamo a incastrare. Vediamo quanti ne abbiamo. Ne abbiamo 7. Ce ne basterebbero 2. E noi 2 volendo potremmo anche andarli a menare. Oltre a Cola e Vuffa. Vuffa è tostissimo. Nonostante abbia una potenza più bassa, credo che sarebbe tosto. Andiamoci a fare al volo un po' di kill loro, giusto per vedere le abilità nuove e perché loro le abbiamo raramente incrociati. Oh, guarda che abbiamo le due taglie proprio lì dietro. Sembra quasi destino. Allora, questo Vuffa, se non ricordo male, una volta l'ho incontrato che ero di potere più basso di lui. Sono abbastanza tosti con lancia e veleno. Ora... cosa ho fatto quando ho incontrato i membri dell'ordine più forti di me? L'altro giorno ne ho battuto uno di potere 2,80 e ora 2,30. Ci sono morto 4 volte, credo. La tecnica è stata prima a indebolirlo con le frecce, ma molti poi sono tra virgolette immuni alle frecce, nel senso che iniziano a schivare abilmente. E quindi niente, è stato un minimo incaponirmi a imparare il loro moveset, ma sapere che se mi avessero colpito 2 volte di fila sarei morto malissimo. Ora, Vuffa non è così tanto... cioè, è più debole di me adesso come potere, quindi mi aspetto che sia relativamente più semplice. Oddio, che è stata scomoda. Ma neanche troppo, in realtà. Perché questi tendono comunque a essere altamente overpowered rispetto a noi, a prescindere dal potere, per quello che ho visto. Non sto sprintando, vero? Esatto. Che
carini che sono quando vengono evidenziati. Immagino che sarebbero stati in rosso, non fossimo stati in modalità per daltonici. Ma apprezzo particolarmente questa scelta cromatica. Ora dovremmo iniziare a vedere a breve il cursore del nostro wolf risplendere alto nel cielo. Mamma mia, se siamo stanchi. Ok. Non posso negare di essere un po' preoccupato. Quindi intanto salvataggio non disponibile. Why? C'era qualcuno che già ci stava aggrando. Vorrei salvare davvero prima di questo incontro. Sceso da cavallo? Eh sì, c'è qualcosa che ci sta aggrando. Ha sguainato direttamente le... E allora evitiamoli. Si sta avvicinando o si sta allontanando? Ah, si sta allontanando. Perché l'altra cosa che ho provato a fare in un tentativo passato è stato di attaccarlo direttamente in furtivo. Non me l'ha fatto fare. Che cacchio? E i lupi, tutto. Ah, tra l'altro sto wolf, se non ricordo male, aveva due lupi. Non poteva stare in un luogo meno pieno di nemici? Oh mio Dio. Che deve rendersi anche sempre tutto più difficile. Lupi, lupi, uccidiamo al volo i lupi. Allora, lui ci ha visto. Fermo qua. Metà vita, zitti, 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 zitti. Ecco, ora vedete che diventa così, che schiva. Ma adesso ha talmente poca vita che potremmo anche provare a ucciderlo così. Ok, c'è cascato. Che lui è stato facile, perché l'abbiamo fregato. Le frecce doppie, raga, sono una cosa che secondo me è buggata. Cioè, secondo me non ha senso che sia il danno che riesce a creare tantissimo. Cioè, anche contro le bestie leggendarie, non so se non scala correttamente i danni, ma... Vigliacco, è giunta la tua ora. La... Vigliacca, la è donna. È perduta. È in balia del fiume. La seguirò per lottare ancora o annegare. Puff! Questo ormai è una costante. Puff. Ah. Ora, Wolf è eliminato, stupendo. Lasciatemi stare. Runa per armi. Ecco, quelle... Oh, cazzar... Quelle rune si possono inserire solo in equipaggiamenti che abbiano già il massimo slot disponibile. Dove stava tirando la lancia questo? Ma è scemo completamente. Ah, io non lo so. Totalmente rincredini di sti ragazzi ora. Fatto, io mi mancano un paio di parti per fare il set della brigantina, che sarei davvero curioso di portare avanti. Molto, molto, molto. Ora, come ho detto, eravamo misteriosamente vicini a queste due taglie, per cui pare davvero brutto. Ho detto che ve l'avrei risparmiate, ma ho mentito. La cosa importante è che non ho mentito sapendo di mentire. L'ho scoperto in itinere. Per cui ce la prendiamo così, ma stanno qua, quando ci ricapita. Poi in genere tanto sarà trova la persona scomparsa e l'altra sarà la persona che lo tiene in custodia, sarà da uccidere, tra l'altro. Quindi saranno tipo proprio a fianco, quasi. Mamma mia, quel countdown di Cyberpunk, signori. Quel countdown. Da una parte ho un hype. Stilo. Attaccheranno a vista qui. Sì, sì, sì. Sarò io che attaccherò a vista loro, però questo è il problema. Allora, iniziamo già puntando un po' a distanza. Non mi punta. Loro sono terribili. No, 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 no. Sapevo. Questo mi ha fatto malissimo. È lui che volevo. Ho detto è lui che volevo, ma se poi non lo uccido. Ai. Au, sul fuoco pure. Volevi.
Voglio evitare di curarmi per sembrare un po' più figo, ma non ha funzionato ancora benissimo. Dai, che quello... Gliel'avevo messo preciso dove stava camminando. L'hai visto? L'hai visto? A posto. Ecco il cibo. Grazie. Sono quasi convinto che ci sia qualcun altro. Facciamo finta di niente e corriamo in qua. Tanto ho appena superato il... Oscilla molto stranamente questa sorta di... Chiamiamola bandiera, anche se non è una bandiera. Ragazza, ti aspetto pigramente. Te e i tuoi 5 pali. No, dovevamo... Qui dietro? Ok. Bravissima. E questo cos'è? Diverse tombe. Arrivederla, arrivederla. 5 pali, grazie. Ah, anche perché i soldi a Ubisoft per il set del Drengre, mi spiace, ma non glieli do. Razziatore di tombe, che sia quello? Quello. No. Era lui, ok, anche se non mi era apparso da questo. E voilà! Senza disturbarsi più di tanto. Come vi ho detto, erano talmente vicini che era un peccato non approfondire. Dirai ai tuoi dei che è Eivor. La cosa strabella sarà, comunque, parlando di Cyberpunk, che avremo a un certo punto delle situazioni parallele. Perché avremo su YouTube la serie Corpo. Poi nel primo episodio della serie di YouTube farò un sondaggio dove chiederò se la run parallela che vorremmo avere su Twitch sarà Nomad o Street Kid. E a quel punto, poi in base ai risultati del sondaggio, dopo qualche giorno, che può darsi siano anche i giorni che ci serviranno per finire Assassin's Creed, che immagino qualche sera dovrò continuare a streamare per finirlo, non credo che riuscirò a finirlo davvero nei tempi, anche se ci proverò, partiremo con una live parallela, quindi un altro personaggio completamente, giocato in modo del tutto diverso, su Twitch. In modo che io possa esperienziare lati differenti di Cyberpunk, anche perché lo giocherò ruolisticamente, quindi non accetterò qualsiasi missione io veda, qualsiasi cosa ci arrivi a portata, ma farò cose che hanno idealmente senso per il nostro V. Penso sia una cosa interessante, anche perché comunque io sarò ormai, cioè per tot mesi non penso che guarderò altri giochi, a meno che non esca un Diablo 4 o cose davvero particolari, altrimenti penso che sarò immerso in Cyberpunk, punto e basta. Per un bel po'. Per un bel po'. Signorina... Oh, meno male che non mi chiami amore. Ti ricordi allora? Sei stato via così tanto. Eri preoccupata? Certo che lo ero. Un viaggio tanto lungo. Hai fatto... È passato giusto un mesetto e mezzo. Sì. Ora voglio concentrarmi su problemi più vicini a casa. Bene. È finita. Gorm è morto. Il clan Kjotvesson è stato cancellato per sempre. Bene. Vorrei sapere ogni cosa sul tuo viaggio in Villandia, quando avrai tempo. Un giorno. Un giorno. Cioè, comunque abbiamo fatto 3 cose che le potevamo raccontare anche in estrema sintesi. E quindi... Ci stiamo muovendo abbastanza bene, direi. Però abbiamo ancora parecchie... Vorrei vedere la mappa delle alleanze da chiudere. Allora, non posso fare un'alleanza nel Sent. Avrei dovuto guardarlo per capire le mappe da pulire. Oxenforshire già l'ho pulita. E poi abbiamo Shiropshire. Ok, allora, dato che Shiropshire devo ancora finire di quote unquote pulirla, andiamo a Oxenforshire. Questo ci dava poi tra l'altro ricompensa argento, che ci facciamo davvero poco. Dimmi dell'Oxenfordshire. Sigurd mi ha detto che è impegnato lì. Oh, oddio, Sigurd, sì. Ecco perché non volevo andarci. Sigurd è lì, in effetti.
Chiede che tu lo raggiunga al più presto. Si è unito a un Tain ribelle di nome Ghidrich e spera di imporlo come aldermanno in cambio di un'alleanza. C'è una birreria nel centro di Buckingham. Sigurd ti aspetterà lì. Andiamo al Buckingham Palace. Ok, sarà durissima incontrare Sigurd, dato quello che abbiamo, diciamo, condiviso con la sua dolce metà. Ma va fatto. Raggiungerò mio fratello allora. Dov'è Buckingham? Lungo il fiume Grey. Che te ridi? Cioè, Oxfordshire. Sigurd sarà lieto di rivederti. Ok. Questo movimento di camera un po' a singhiozzi. Va bene, va bene, va bene. Allora, mappa. Missioni. C'era qualcos'altro? No, area di rivolta, nuova missione. Stupendo. Il porto qui già ce l'abbiamo piuttosto presente. Confermiamo che abbiamo una sola ricchezza che non ho potuto prendere. Credo fosse perché il castello era chiuso. C'era una porta nel castello che non credo di aver potuto aprire. Quindi speriamo di poter sbloccare il tutto proprio oggi. Dove siamo? A parte il castello, non c'ho la fissa. Mi si è tolta la missione. Ah no, devo trovarlo. Ok, dobbiamo trovare la birreria, quindi. È vero. Tra l'altro, vi ho fatto vedere molto poco le barche ultimamente, ma questa è la versione Helheim. Credo che presto vorrò mettere quella di Asgard, che era particolarmente sfavillosa, sfavillante. Anche se la più figa è stata Jotunheim, però, devo dirlo, ma... Per cambiare, Asgard era più classica sul dorato. È necessario occultarmi qui. È necessario occultarsi. Soldati in allarme. Cos'è successo qui? L'importante è capire dov'è la birreria. Vola su queste terre, amico. Lì, dove stanno tutti quei soldati. Ovviamente. Potrei mimetizzarmi con l'ubriaco, ma... Non credo mi interessi. Una birreria. Dovrei esserci. Ok. Evitiamo di dare nell'occhio se dobbiamo incontrare Sigurd, perché può darsi che poi ci chieda di essere camuffati. C'è l'ingresso sul retro? Forse da qui. Salve. Lì abbiamo battuto qualcuno a dadi. Chiederò in giro. Oppure guardiamo qua. Proclama del governo di Edwin. Popolo di Buckingham si annuncia che in seguito alla morte dell'aldermanno Theodric, sua moglie Lady Edwin assumerà tutti i poteri, le responsabilità e le prerogative del titolo. Tutti i giuramenti fatti e gli impegni presi per l'Oxfordshire d'ora in avanti dovranno essere rivolti alla nuova governante. E forse qualcuno non era contento di questo. Sto cercando due uomini, stranieri, un norreno e un arabo. Quelli ricercati dai soldati. Se fossi in te, amico mio, terrei la bocca chiusa. Ok, sono ricercati, la cosa non mi stupisce per niente. Signorina! Tutti quei soldati sono capaci soltanto di fare danni. Sei tu lo stessa qui? Non sei il benvenuto. Per oggi ne ho abbastanza di danni. Wow. Ti darò problemi. Sto cercando mio fratello, un robusto norreno. È stato lui a causare questo caos. Lui e un altro erano qui, parlavano con te in Ghidrich. Poi sono entrati i soldati di Edwin e c'è stato uno scontro. Tuo fratello e l'abbronzato sono fuggiti. Ma i soldati hanno preso Ghidrich. Mi è dispiaciuto molto. È ben voluto da queste parti. Dov'è andato mio fratello? E che cosa mi offri per sapere? Dai, un po' di argento, un sacco di carisma. Sto solo facendo una domanda. Senti, Danese. Fa una scenata o una mossa falsa e io chiamerò le guardie. Ovvio. Tu sai che potrei anche ucciderti. Nel senso... Ma io so che sei per bene. Perché sono povero. Sembri avere stima di Ghidrich. Se parlava con mio fratello, è solo perché vuole il bene di tutta la contea. Forse anche tu desideri che l'Oxfordshire sia libero di scegliere il proprio destino. Una donna che si schiera con il suo villaggio e che vuole ribellarsi all'oppressione. Spero di esserlo. Prendi questa supercazzola. Una donna che vuole aiutare gli amici di Ghidrich. Hai detto bene. Tuo fratello e l'altro hanno sfondato quella finestra e si sono fiondati verso il fiume. Ok, da dove sono entrato io? Si saranno nascosti in uno dei capanni da pesca. Ok, non ci serve parlare di altro, giusto? Ok. Sigurd e Basim sono diretti a sud. Non saranno lontani. Cercherò lungo il fiume. Allora, ci sono dei... Ops, aspetta che ci sono altre guardie.
Evitiamo di stare direttamente proprio di fronte a loro. Non so quanto possa cambiare questo, il quanto, ma... Sarà aperta la porta? Questo posto puzza di pesce. Un buon Puzza di pesce, un buon nascondiglio. Proprio la prima cosa che cerco in un nascondiglio. Aspetta! Ehi. Halan wasa halan. Parla... Abbiamo rischiato potabile. Di farti a fette, morso di lupo. Sei molto teso, fratello. Non è da te. I soldati di mezza contea ci danno la caccia. Credo tu l'abbia notato. Già. È questo che non sei tornato. Per giocare a guardie e ladri con i soldati merciani. Tuo fratello è molto impegnato, Eivor. Ha dei doveri da assolvere. Peccato che si sia perso una moglie in tutto questo, ma... Non dovrei proprio essere io a dirlo. Basim, tu che ci fai qui? Avevo notato la tua assenza. Ma non so se è bello rivederti, non abbiamo questo rapporto così intimo. Non hai qualche missione omicida da compiere, Basim? Perché ti trovi qui? I nostri sentieri si sono incrociati tempo fa. E ora siamo uniti per uno scopo comune. Fratello, dovremmo stringere alleanze. Non farti guidare in oscuri labirinti da quest'uomo. Guarda che ha alzato gli occhi al cielo. Eivor, per tutti gli dei, è bello averti con noi. Abbiamo fatto progressi verso un'alleanza, sai? Un Thane locale di nome Giedrich me l'ha promessa. Ora è in gabbia. Parlare. Lo stesso ha anche nominato una certa Lady Edwin a capo dei soldati. Perché non allearsi con lei? Il marito di Lady Edwin era l'aldermanno della contea, ma è stato ucciso dall'armata di Guthrum. Lei ha fatto sua la guerra del marito, ottenendo il supporto di Re Alfred del Wessex. Vuole vendicarsi dei danesi che le hanno tolto il marito e molte ricchezze. A quanto ne sappiamo, Alfred è un re temibile. Se Edwin avrà il suo appoggio, la contea finirà annessa al Wessex. Non ci piace. Per combatterla, vi unirete ad un piccolo Thane e alla sua armata di contadini e pescatori. Abbi fede, Eivor. Centinaia di sassoni armati di forconi e roncole sanno essere devastanti. Dei. Tutti gli uomini, nobili o plebei, custodiscono in loro i segni della grandezza. Sì, è vero. Una grandezza che a volte la mente comune non può comprendere. Ma Edwin ha messo Giedrich in catene. Il vostro bel piano va in fumo. Ci toccherà liberarlo, vero? Ha condotto i prigionieri alla Casa Lunga. Insieme a te possiamo lanciare un attacco a sorpresa. Se Giedrich ha davvero promesso un'alleanza, diamoci da fare. Siamo un po' scontrosetti tutti quanti, eh? Se dovremmo un attimo calmarci. La pietra della paladina. Interesting. Sigurd, Basim ti ha trascinato in qualcosa di futile. Eivor, hai perso fiducia nella mia strategia? Basim dà saggi consigli, ma obbedisce a me. All'aria di chi si fida soltanto di se stesso. Basim è misterioso per natura, ma è saggio, ma e sempre diretto. Stiamo parlando mentre ci segue, eh? Una maestosa verità. Inoltre... Mi ha promesso un premio così unico, così incredibile, da far vacillare la mente di... Premio? Fratello, il nostro vincolo è forte come il ferro di un'ascia. Oddio. Non lasciare che Basim e le sue promesse di meraviglie ti distolgano dal nostro compito. Mai, il nostro obiettivo è chiaro. Noi, il ferro dell'ascia... poi sull'Inghilterra, ma Basim ha compreso tutto. Ha letto la saggezza nei miei lineamenti e ha sentito le litanie dei miei avi e... Beh, ci sarà tempo per raccontare la mia storia. Sì. Da qua non si entra, vero? No, slegatemi, codardi. Tanto, se io non avessi... Se io non ti avessi tradito, penso tra me e me, senza pronunciare nulla ad alta voce... Adesso mi sentirei molto più tranquillo nel cercare di convincerti. Questi ci stanno per vedere tantissimo. Datemi una mano! Beh sì, ho detto facciamo in silenzio. Oh mio Dio! Sigurd, uccidi questa dannata megera! Non muovetevi! Questo traditore Giedrich sarà processato e con lui tutti gli infidi Thane della contea. Ok, mi sembra una dell'ordine lei, così a naso. Edwin ha implorato Alfred di Wessex e il suo esercito. Chiudi quella fogna, Giedrich, tirapiedi dei danesi. Ci venderai al Wessex e a quel bastardo appestato di Alfred. Non ci avrai.
Con quale diritto sei al comando? Cioè, quando si fanno queste domande, il rischio è che ti diano una risposta valida. Direi di rimanere il più aperti possibile. Parliamone. Lady, un massacro sarebbe inutile. Vogliamo tutti la pace per l'Oxenfordshire. Possiamo trovare un accordo? Maledetto pagano insolente! Branco di animali, io vi piscio in testa! Lo sai che da donna è un po' complicato? Cioè, è un procedimento lungo e poiché sei di fronte al futuro complicato. Tutta l'Inghilterra, Sigurd, capo del clan del Corvo. Getta le armi, libera il mio amico e bacia i miei nobili piedi. Non ti saranno concesse altre occasioni. Certo, è proprio quello che farà. Sigurd, sei impazzito. E tu sta cercando baciarmi il culo, pelle di latte. Stiamo palesemente ho finito con questa feccia. Li lascio a voi. Scuoiateli vivi e poi conciate la loro pelle. Già, immaginavo. Quello non hai cosa ti hanno fatto? In che guaio sei andato a cacciarti? Legatemi, poi la farò vedere io. Questo vuole rimanere così passivo? No, 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 lo sapevo. Lo sapevo. Non ci vedo moltissimo, ma abbastanza, diciamo. Questi soldati sono feriti gravemente. Ragazzi, forza e coraggio. La violenza. Basim, tu dovresti essere l'assassino più figo del mondo. Non stai facendo una mazza? Oddio, forse in realtà ha fatto e non l'ho visto. Devo battermi a ogni costo. Dovevate liberarmi. Giedrich, questo è Eivor, il mio possente fratello. Come disse tua moglie. Ok. Era quello il piano? Incantare Edwin con vaghe fantasie di sovranità? Profezie, Eivor. Non fantasie. Profezie, oddio. Edwin ha catturato molti Thane della contea. Farà come sempre. Li ucciderà oggi stesso. Pensa alle tue ferite, Giedrich. Saremo noi a liberarli. C'è una guardia dietro di noi che cammina tranquilla. L'avremmo incontrata. L'ho detto, sì. Ma resta un mistero perché vogliate parlare con... Sto... Thane lo saprà. Fulk è della sua terra. Ma morirà con gli altri se non fermerete il processo. Dici dove andare e partiremo. Le loro vite dipendono dalla tua prontezza. A sud-ovest di qui, verso Oxenford, alla guarnigione della villa di Lea. Basim, Eivor, ai cavalli. Ok. C'è qualcosa che continua a puzzarmi un sacco. Apriamo la porta visto che ci stiamo. Allora, adesso tecnicamente dice ai cavalli, ma se noi volessimo tagliare corto, ce lo farebbe fare? Tipo... Ce l'ha fatto fare! Non me l'aspettavo! Mi sento comunque molto davvero awkward, a parte le battutine simpatiche che faccio verso Sigurd sotto i baffi e le treccine. Però immaginate la situazione in cui ci troviamo. Avendo anche detto cose come la nostra... Il nostro legame saldo come... La lama di ferro di un'ascia. Yup. Proprio. Allora. Tu sei una signora? Sì. Per me sarà un grande onore. Anche per me reclutarti. Forza. Per il solo fatto che voglio avere membri dell'equipaggio pronti. Un posto alla grande tavola. Chi è questo freak? Ok. Zona ostile, noi ci passiamo in mezzo come nulla fosse. Salve ragazzi. Speravo davvero di non andare così lento. È stato molto cringe. Ma ok, a parte il cringe, vediamo se riusciamo a fare in modo di quagliare. La guarnigione della villa di Lea. Lea, chiunque abbia mai letto Shannara e il cognome non potrà che ricordarvi tante cose. È a sud-ovest di Buckingham. Allora, ho bisogno dei tuoi occhi. Là, ok. Ecco il processo. Possiamo fare un massacro, immagino. Le guardie qui sono vigili. Ah no, io volevo partire uccidendo malamente quello che era là dietro.
Not possible. Stanno per giustiziare i prigionieri. Ok, quindi è a tempo. No, 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 la campana no, la campana no. La campana no. Ok. Non li stanno uccidendo, anche se ci hanno visto. Ah, oddio, ero quasi sicuro che ci avrebbero fatto malissimo agli ostaggi. Tu sei tosto. E lo sapevo che c'era il secondo. Cioè, lo sapevo. A saperlo, mi sarei parato. Me lo immaginavo. Vieni, boia, vieni. Uno, due. No. L'allarme non lo suoni. Ecco, il boia ce lo siamo tolto di mezzo, il che era buono. Tu ti calpesto, perché posso risparmiare una freccia. Lancia ovunque tu sia. Non ti vedo, non vedo dov'è. Ok, la freccia non arriva. Salve. Lei sembra davvero un ragazzino piccolo. Io sto con Ghidri. Intanto che ti ho liberato, potresti magari, non so, aiutare te stesso. Se ti hanno anche lasciato le armi. Ti devo la vita, amico mio. Dobbiamo liberarci di Ridaglie persone. Questa campana. A ridaglie. Voilà. Ci siamo? Qui non c'era nessuno, ma per abitudine. Chi è? Chi è? Dove? Balestre? Non ho capito chi è che mi sta sparando da dove. Beh, dammi qualsiasi cosa tu tenga come ricchezza, grazie. Quanti punti esperienza mi ha dato? Era la missione. Non. Questo martello è sul mento, come l'ho sentito. La campana a sto giro la suona, però, eh. A sto giro la suona, figurati. Dai, come ho fatto a essere un liscio? Questo. Basta. Allora, dov'è il suo balestriere? Dov'è sto balestriere? Colpite da dietro! Davvero non lo capisco. Fammi uscire finché ho ancora la testa. Sì, stai calmo. Ah, eccolo! Ora l'ho visto. Fermate là. Preso. Quello era davvero un problema. Beh, basta, eh. Amico mio, fammi uscire. Sì, sì, sì. Gli altri non potevano aprirla la gabbia, no. Tutti ad aspettare me. Alla mercia. Questa è la priorità. Dio ci protegge. Per curami un po', va. Sì, Max, 450 punti esperienza, ma penso fosse la quest. Comunque. Credo, cioè. Beh, perché se era un personaggio che dia. Desse 10. Cioè. Mi fate passare tutta quell'esperienza, sarebbe stato assurdo. La gente continua. Regà, ce andiamo da qua. Mi sembra che siamo qui fermi a non fare davvero una mazza di utile. Via. Seguitemi. Per Hobbiton, per Hobbiton. Mazza quanta gente qua, oh. Salve. Ah, voi tutti a vedere loro che venivano ammazzati. Mi sa che vi abbiamo rovinato lo spettacolo, allora. Qui possiamo parlare con calma. Tu dici? Abbiamo sempre sostenuto il nostro ambiguo Aldermanno. Ora la sua vedova vuole decapitarci. No. Cosa te l'ha fatto intuire?
Eh sì, Max, sarebbe un po' troppo. Andrei a farmare questi tizi ovunque si trovino. Nei nove regni. Dio vi benedica. Grazie a voi potrò ripagare Dama Edwin col sangue. Io sono Thane Holt. Giedrich è vivo? È al sicuro a Buckingham. Buon Thane, noi siamo al vostro fianco. Perché la merce resti nelle mani di chi la ama, siano essi sassoni o danesi. Dio lo sa, preferirei avere un danese per genero piuttosto che vendere un solo maiale a qualcuno del Wessex. Interessante. Se Giedrich è con voi, allora lo sono anch'io. Sappiamo che conosci Fulke la chierica. Dove si trova? Possiamo non fissarci su questa Fulke? Edwin. Ah, no, perché Basin ha detto il che va fatto. Di Fulke potrebbe ribaltare le sorti di questa guerra. Senza di lei non raggiungerò ciò che mi sono prefisso qui. Fulke l'ha dissennata? Lo vedi, fratello? La mente della tua misteriosa Fulke è allo sbando. Ma come anche i nostri veggenti in realtà. Però... Che vi sia chiaro, Fulke è un'eretica. Diffonde dottrine corrotte ed è nemica della Chiesa. Afferma persino di aver parlato con Dio. E per questo Dama Edwin l'ha fatta imprigionare. Ma non so. Ma non l'ha uccisa. In un monastero, suppongo. Dobbiamo indagare. Sigurd, non siamo tenuti a informare Giedrich dell'accaduto. Puoi parlarci tu in mia vece. Ma affrettiamoci. Fulke potrebbe essere... Niente, ormai lui è partito per essere Basil. Dedicheremo i nostri sforzi tutto per colpa di quella donna. Cioè... Fidati di me, Eivor. Fulke ha un'importanza cruciale. E presto lo capirai. Lo spero proprio. C'è un accampamento a est, a Linforda. Un vecchio porto sul Great Ouse. Ci vediamo lì. Noi, Thane, raduneremo una milizia e rovesceremo Edwin insieme a te. Ad ogni costo. Va e informa Giedrich. E digli che ci troverà sempre pronto. Che questo è un ottimo primo passo. Ogni uomo possibile. Fatto sta che il vero assassino di questo Assassin's Creed dovrebbe essere Sigurd per come si sta... comportando con Basim. Beh, Basim, oddio, lui.